Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. L'emergenza sanitaria sta costringendo ad un super lavoro i sanitari dell'ospedale civile di Pescara, dove il pronto soccorso è preso d'assalto dai pazienti e nei vari reparti non ci sono più posti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'impennata di contagi da Covid-19 sta mettendo a dura prova anche il lavoro dei sanitari dell'ospedale civile di Pescara, dove l'arrivo di pazienti è sempre più imponente. La ASL pescarese lavora però per evitare qualsiasi tipo di disagio. Abbiamo pazienti Covid, abbiamo pazienti ordinari e stiamo cercando di accogliere in modo decoroso gli uni e gli altri, e questo è chiaramente impegnativo. Una situazione che probabilmente, considerando che siamo a gennaio, è destinata a durare ancora qualche settimana? Beh, verosimilmente sì, anche se vediamo le proiezioni dei ricoveri Covid, ci dicono che ancora il picco non è stato raggiunto, quindi dobbiamo aspettarci una situazione che rimarrà difficile ancora per tutto il mese, credo. Quanto riguarda i ricoveri Covid, le condizioni dei pazienti e quali sono? Cioè, ci sono molti pazienti gravi? No, rispetto ai positivi diffusi nella popolazione, no, abbiamo in questo momento 12 ricoveri in terapia intensiva e quindi, però, visto il grandissimo numero di positivi, anche una piccola percentuale di ricoveri si traduce in un numero grande assoluto. La conseguenza dell'aumento di positivi si ripercuote poi anche al pronto soccorso del Santo Spirito, dove gli accessi sono arrivati a livelli di guardia. I vari reparti ospedalieri registrano poi la massima capienza. Questi giorni abbiamo visto un aumento imprevisto di afflusso, sia per quanto riguarda i pazienti Covid che per quanto riguarda i pazienti non Covid. Per quanto riguarda i pazienti Covid, chiaramente ci sono una crescita esponenziale dei picchi di positivi, corrisponde a un incremento anche dell'afflusso in pronto soccorso. Non siamo ai numeri dello stesso periodo dell'anno scorso, ma sicuramente la situazione tende ad aumentare e questo comporta un ulteriore impegno di personale da destinare a questi pazienti. L'azienda sta mettendo in campo una serie di attività progressive, per cui ci sono progressivamente, si attivano nuovi servizi, nuovi spazi e nuovo personale per assistere questi pazienti. Dall'altro lato, il rovescio della medaglia, chiaramente la situazione climatica del momento, associata appunto all'aumento della positività, fa sì che ci sia un aumento al pronto soccorso anche di pazienti, per lo più soprattutto anziani, non Covid positivi, ma per altre patologie, che risentono di una certa difficoltà ulteriore ad essere assistiti sul territorio, per cui ricorrono in maggior numero al pronto soccorso. Stiamo cercando anche per loro di dare una sistemazione. Ieri siamo andati in affanno. Oggi il problema lo stiamo affrontando e credo che l'emergenza potrebbe rientrare anche nella serata di oggi. Come in altri centri della regione, anche a Montesilvano, al via da domani gli screening per gli studenti. Gli accertamenti sanitari si terranno al Paladin Martin. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Alle nostre spalle c'è il Paladin Martin, dove l'8 e il 9 gennaio ci saranno gli screening per gli studenti di Montesilvano. Sindaco, sulla piattaforma in poche ore avete ricevuto 1200 prenotazioni, un record. Sì, questa mattina alle 10 abbiamo aperto, come comunicato nella giornata di ieri, una piattaforma alla quale gli studenti possono prenotarsi e nel giro di un'ora sono stati tantissimi i prenotati. Questo è un buon segno, perché significa che nonostante il tampone non sia obbligatorio, tutti hanno compreso quanto in questo periodo, con i contagi che purtroppo ci sono, è importante, insomma, uno screening per valutare le positività e quindi per evitare ulteriori contagi. Voi come amministrazione comunale ovviamente sperate in una adesione massiccia dei ragazzi? Ah, sicuramente, come dicevo, è molto importante, insomma, in qualche modo la prevenzione, e quindi da questo punto di vista speriamo che, se non tutti e 4.500 i ragazzi, insomma gli studenti del territorio di Montesilvano, la stragrande maggioranza in qualche modo decida di tamponarsi. Se il buongiorno si vede al mattino, diciamo che questa intenzione negli animi dei genitori c'è e quindi siamo ben lieti in qualche modo di accogliere i ragazzi presso questa struttura, e ci stiamo organizzando con il dirigente Marco Scorrano e con l'assessore della pubblica istruzione Paolo Cilli. Abbiamo messo in campo tutte le azioni volte ad assicurare al meglio questo servizio. Ovviamente
importante, come già fatto ieri. Ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato della NC, della Protezione Civile, della Croce Rossa, che hanno dato la loro adesione e daranno il loro contributo. Sindaco, il governo ha detto che il 10 gennaio riapriranno le scuole. Lei da amministratore cosa pensa? È d'accordo oppure secondo lei bisognava aspettare ancora qualche giorno? Ah, io sono d'accordo con la decisione del governo. Io durante i precedenti lockdown, quando si erano prese le decisioni in merito alla chiusura delle scuole, avevo sottolineato quanto per i ragazzi sia fondamentale una didattica non a distanza, una didattica in presenza, per tanti motivi. Ed è giusto sicuramente, ecco, portare avanti iniziative come questo screening o osservare tutte le prescrizioni del caso, ma al tempo stesso secondo me è una decisione giusta quella di dare la possibilità ai ragazzi di vivere una socializzazione scolastica, soprattutto una didattica che oramai da anni vive delle difficoltà. Quindi io sono assolutamente d'accordo con la riapertura. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'assessorato regionale alla salute attiverà un nuovo servizio. Dal 12 gennaio sarà possibile conoscere da remoto gli esiti dei tamponi effettuati attraverso la piattaforma Mia, portale di raccolta dei dati e informazioni personali. Sarà garantita agli utenti la visualizzazione dei referti dei tamponi molecolari e dei test antigenici eseguiti nelle strutture del territorio abruzzese, ASL, laboratori privati, farmacie e quant'altro. Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone o dal PC di casa al sito mia.regione.abruzzo.it e dall'area Mia Salute è possibile consultare il referto. È necessario lo SPID. Nel rispetto delle norme in materia di privacy, il portale, spiega l'assessore Nicoletta Verì, consentirà di conoscere direttamente l'esito del test effettuato senza attendere che sia l'operatore della ASL o il proprio medico di fiducia a fornire l'informazione. Il sistema inoltre consentirà di visualizzare tutte le informazioni inserite nel tempo attraverso il sistema di tracciamento dei tamponi. L'ordinanza comunale emanata dal sindaco Gilberto Petrucci durante le vacanze natalizie sulla chiusura anticipata dei locali sembra aver dato i suoi frutti a penne. Infatti ieri prima giornata senza contagi e dunque sono ferme a 280 le persone positive al Covid-19 nel comune Vestino. Con l'assessore Antonio Baldacchini abbiamo fatto il punto anche su vaccinazione e screening sulla popolazione scolastica. Stefano Recanati. Ieri prima giornata senza nuovi positivi sul territorio comunale di Penne. Allora sembra aver dato i suoi frutti l'ordinanza emessa dal sindaco Gilberto Petrucci durante le festività natalizie per la chiusura anticipata delle attività commerciali. Sicuramente adesso non possiamo avere un risultato alla mano di questa ordinanza, però così a lume di naso sicuramente quando c'è una restrizione alcuni cittadini, io mi auguro tutti, però alcuni cittadini volenterosi e di buon senso mettono in atto quello che l'amministrazione pubblica sta facendo per evitare appunto che la situazione possa peggiorare. Per sconfiggere il coronavirus c'è la necessità di stare lontani, di non permettere a questo virus di passare da un soggetto a un altro. L'unico metodo è la mascherina, il distanziamento e il rispetto delle norme igieniche. E intanto in contrada a Campetto, negli impianti sportivi, prosegue la campagna vaccinale. Oggi saranno effettuate altre 600 inoculazioni tra prenotati e non prenotati, ma per loro sarà l'ultima giornata perché poi da lunedì si andrà avanti solo su prenotazione. Le vaccinazioni sulla prenotazione tramite il link che ha messo a disposizione la Regione e quindi per svolgere ogni giornata che noi abbiamo, che sarebbe il lunedì, il mercoledì e il venerdì, queste vaccinazioni di pomeriggio. E lunedì 10 si tornerà anche a scuola. Sappiamo tutti che il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglia, ha emanato questa ordinanza. Anche sul Comune di Penne ci saranno nuovi screening per la popolazione scolastica, per un ritorno al sicuro sui banchi di scuola, anche se l'amministrazione comunale aveva auspicato un ritorno tra 2 settimane. Quindi noi ci siamo organizzati per fare i tamponi nella giornata dell'8, del 9, sabato e domenica. Cominceremo quindi alle ore 8 fino alle 13 e poi dalle 14 alle 19, 20, adesso vediamo poi l'affluenza.
La cronaca, due anziani coniugi deceduti, è tragico il bilancio di un incendio verificatosi la notte scorsa a San Salvo, dove a causa di un probabile cortocircuito che ha poi scatenato il rogo hanno perso la vita un novantenne e la moglie di 87 anni. Il decesso è stato causato dalle esalazioni della combustione. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la figlia della coppia, che stamattina era andata a casa dei genitori. Le indagini delle forze dell'ordine sull'accaduto sono in corso e l'ipotesi è che i due anziani coniugi abbiano provato ad allontanarsi, non riuscendoci però a causa delle esalazioni tossiche prodotte dal fuoco. Sul luogo della tragedia hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, i carabinieri e la polizia locale di San Salvo. Le due salme sono state trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti in attesa del conferimento dell'incarico per l'autopsia, che servirà a chiarire le cause del decesso. E ci spostiamo ora a Chieti, dove parliamo dell'arretramento dell'automotive nel servizio curato da Selenia Secondi. È rallentato il mercato del lavoro in Italia e di riflesso anche in Abruzzo, a risentirne in particolare il settore dell'automotive, che è un settore trainante per la provincia di Chieti. I dati elaborati da CGL sulla base di uno studio Istat e di uno studio del Polo di Innovazione Automotive di Santa Maria in Baro sono preoccupanti. Sì, diciamo che la situazione non è propriamente rosea, è una situazione che ci fa pensare che qui ci sia bisogno di mettere seriamente mano a un'idea di riorganizzazione dell'intero settore produttivo dell'automotive, che è comunque un settore trainante per questa provincia in maniera molto seria, perché chiaramente comporta anche in termini economici un buon livello, insomma, di produttività soprattutto per l'export. Quindi c'è questa necessità di avere una certezza rispetto a come, in che modo in futuro si andrà a ricollocare, a riorganizzare il settore. Meno 11% è il dato che riguarda l'export dell'automotive da luglio a settembre 2021, ma sono anche le piccole e medie imprese a risentire di questa situazione e tutto il comparto del lavoro in Abruzzo da quando è partita la pandemia. Assolutamente, la pandemia certamente ha ulteriormente ampliato quello che già era un effetto negativo. Però ci sono settori che reggono o che riescono a crescere, ci sono settori come appunto quello dell'automotive che non reggono e che anzi arretrano nell'ultimo trimestre, che è quello censito. Vedremo i dati al 31 dicembre, ma chiaramente non sono dati al momento positivo. Cosa chiedete? Noi chiediamo semplicemente che si faccia una discussione vera, seria, ma soprattutto veloce. Oltre ai tavoli regionali, oltre a quello che si sta facendo sui somministrati e quant'altro, c'è bisogno di cominciare ad avere una chiara idea anche a livello provinciale, c'è bisogno di avere un'idea complessiva da sottoporre a livello anche ministeriale, perché o siamo in grado di inserirci in questa discussione dell'innovazione tecnologica del PNRR anche attraverso soluzioni che mettono nelle condizioni le imprese di rimanere in questo territorio, o altrimenti noi rischiamo di rimanere e di assistere passivamente a una trasformazione endemica del settore. Dopo la bocciatura del TAR circa la realizzazione dei nuovi impianti ad Ovindoli, mentre la regione Abruzzo prepara il ricorso, la stazione ornitologica abruzzese spiega le ragioni del no. Vediamo il servizio. Se Regione Abruzzo, per bocca dell'assessore al turismo Guido Liris, e Comune di Ovindoli si leccano le ferite ma pensano già al ricorso in Consiglio di Stato, esultano per il momento le associazioni ambientaliste che avevano proposto ricorso per i nuovi impianti sciistici nella nota località della provincia dell'Aquila. Un progetto che, secondo gli ambientalisti, avrebbe deturpato il paesaggio in una terra considerata il colosseo della biodiversità. Un progetto per il quale c'è stato lo stop del TAR Abruzzo. Come associazioni abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ricorso che abbiamo vinto, contro gli impianti di risalita. Perché? Perché verrebbero realizzati in un'area importantissima per la fauna e per la flora, all'interno del Parco Regionale Silente Velino, e verrebbero realizzati attraverso sbancamenti enormi, più di 10 ettari, che verrebbero completamente distrutti per stessa ammissione del proponente, e quindi gli habitat e le specie tutelati a livello comunitario verrebbero sostituiti.
sostituiti da piloni e piste da sci attraverso sbancamento del terreno. I giudici del Tribunale Amministrativo hanno detto che questo è incompatibile con le norme poste a tutela di queste specie, di questi habitat a livello internazionale. Poi ci sono stati problemi enormi, censurati appunto dal TAR, rilevati dal TAR, per quanto riguarda la procedura amministrativa. Ora l'assessore Liris dice che la Regione farà ricorso al Consiglio di Stato. Ovviamente noi anche in quella sede porteremo le nostre ragioni. Gli ambientalisti pongono anche il problema su come impiegare le risorse pubbliche e su quali modelli di turismo dirottarle sulle Alpi. Dicono, in considerazione dei cambiamenti climatici, stanno cercando nuove forme di turismo che si stanno imponendo. L'uso di 10 milioni di euro di fondi pubblici dovrebbe essere indirizzato verso altri tipi di investimenti, intanto per recuperare criticità ambientali dai depuratori alle discariche dell'altipiano delle Rocche, che diciamo deturpano un ambiente importante come il parco del Sirente, e poi di rivitalizzare i centri storici e fare attività turistiche a basso impatto ambientale, garantendo un turismo durante tutto l'anno e non solo per lo sci da discesa. Sequestrata l'area andata in fiamme nella palazzina che mercoledì è stata oggetto a Chieti di un incendio che ha richiesto molte ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per essere domato. Ora l'ipotesi di reato è incendio colposo. Il servizio. Al via i sequestri nel palazzo di Chieti di via dei Carecini, che mercoledì pomeriggio è andato in fiamme a causa di una scintilla accesasi durante i lavori di isolamento delle canne fumarie sul tetto in legno. Dopo lunghe e difficoltose operazioni i vigili del fuoco erano riusciti a domare le fiamme nella palazzina che era in fase di ristrutturazione. Dopo essere stata sequestrata l'area distrutta, stamattina è arrivata in procura una prima informativa. L'ipotesi di reato per ora è incendio colposo, al momento a carico di ignoti, ma già nei prossimi giorni le indagini coordinate dal sostituto procuratore Marica Ponziani condurranno alla notifica di avvisi di garanzia. Resta da stabilire con certezza quale sia stata la causa del rogo e se siano state rispettate le norme di sicurezza. E ora andiamo a Pianella, in provincia di Pescara, a trasformare un'area in abbandono per farne un centro di ricerca e formazione altamente qualificato, con un budget stimato in 36 milioni di euro, progetto che si basa su tre asset principali, la ricerca e la formazione di alto livello in ambito di mobilità sostenibile e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di processi innovativi per l'industria 4.0. Il servizio. La fine del 2021 ha portato notizie importanti per il comune di Pianella. Infatti è stato ammesso alla fase 2 della selezione il progetto PNRR da 36 milioni di euro per un ecosistema dell'innovazione. Un lavoro complesso che ha visto l'amministrazione comunale interagire con il capofila, il Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara, e con partner privati altamente qualificati da tutta Italia, così da portare all'attenzione dell'Agenzia per la Coesione un ambizioso quanto innovativo progetto. Il lavoro riguarderebbero interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi per l'innovazione. Il sito individuato dall'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Marinelli è quella dell'area sita in un contesto urbano marginalizzato, quale quella dell'ex salumificio di Leonardo. Il sito abbandonato, che presenta numerose criticità, è un'opportunità infrastrutturale che ambisce all'ecosostenibilità totale tramite il recupero integrale dei materiali da demolizione riciclabili all'autosufficienza energetica, all'armonizzazione dei materiali e forme con l'ambiente circostante. È chiaro che adesso la fase progettuale, diciamo quella di dettaglio, è fondamentale per definire nello specifico i parametri. Quello che è l'idea di fondo è appunto un cambiamento epocale. È chiaro che avere in un territorio come il nostro un centro di questa natura ne comporterebbe una proiezione futura enorme, perché l'indotto cambierebbe completamente, a cominciare dall'afflusso di ricercatori, studenti, imprese che vengono a formare i loro manager di punta. Quindi è chiaro che si apre una prospettiva che, della quale Pianella potrà evidentemente beneficiare in maniera considerevole, ma l'intera regione Abruzzo e anche le regioni limitrofe potrebbero trovare in questa struttura un punto di riferimento per il futuro.
Ed ora lo sport, con un mercato piuttosto bloccato per il Pescara risulta difficile fare cessioni e sfoltire l'organico. Galano e Marilungo ad esempio sono ancora in organico, intanto il Palermo pensa a Valdifiori in ottica futura da valutare la posizione di Elisalde. La prossima estate la società potrebbe monetizzare con una cessione, vediamo. Si allungano i tempi per il rientro in campo in Serie C. In attesa dell'ufficialità sono state chiare le parole del presidente Ghirelli. 250 tesserati positivi su un totale di 1700 e con i modelli matematici che indicano un aumento dei casi nei prossimi giorni, la tendenza è chiara, ha riferito il massimo dirigente della Lega Pro. Si va verso un ripristino del campionato per sabato 22 gennaio, quarta giornata di ritorno. In quel caso il Pescara se la vedrà all'Adriatico Cornacchia con l'Aquila Montevarchi. Un nuovo slittamento comporta la necessità della disputa di un ulteriore turno infrasettimanale dopo quello già fissato per recuperare la seconda di ritorno il prossimo 2 febbraio. Tanto tempo dunque per il Pescara per smaltire le tre positività dichiarate, nell'auspicio che non si presentino ulteriori casi in questo periodo. Se Auteri può oleare meglio i suoi meccanismi, i fari restano puntati sul mercato. Il primo innesto è sostanzialmente fatto, anche se delle lungaggini burocratiche stanno posticipando la firma di Carlo Derisio, che arriva in prestito dal Bari. Solo una volta espletate, il centrocampista potrà iniziare ad allenarsi in gruppo. Ma come già detto, le priorità sono le uscite, dove le cose non sono così semplici. Dato in partenza con pronto ritorno al Benevento, Siriki Sanogo si è regolarmente allenato in biancazzurro a inizio settimana. Lo stesso Guido Marilungo non ha ancora trovato sistemazione. Si è decisamente raffreddato l'interesse del Teramo, che pensa a profili più giovani nel ruolo. Sull'attaccante marchigiano aveva fatto un sondaggio anche il Mantova, ma anche in questo caso c'è una decisa virata su altri profili. E allora, per quanto in uscita, anche Marilungo resta in organico, così come Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Sull'attaccante sembra aver messo gli occhi anche il Foggia, squadra della sua città, dove ha militato con scarsa fortuna nella stagione 18-19. Restano in piedi anche le ipotesi Cosenza, Ascoli e Ternana, ma nessuna di queste al momento è intenzionata ad affondare. Oltre a Rizzo, il Pescara cederebbe volentieri anche Mirko Valdifiori per questioni tecniche ed economiche. Sul giocatore sono finiti gli occhi del Palermo. Il neo allenatore Silvio Baldini è un estimatore del centrocampista e lo ha allenato in passato all'Empoli. Potrebbe farne il leader della squadra rosanero, anche se una reale proposta al calciatore e al Pescara non è ancora giunta. Palermo che guarda con interesse anche Mardocin Zita, l'esterno mancino che ha disatteso più volte la fiducia di Auteri. Può partire, ma difficile che accetti un'altra Serie C. In un mercato dove gli scambi spesso si rivelano utili per muovere calciatori, Pescara e Imolese stanno impostando quello che può portare in Romagna Miloš Bočić, adatto al 4-3-3 del tecnico Fontana, e riportare in riva l'Adriatico Nicolas Belloni. In ottica futura c'è poi da verificare eventuali sviluppi per il difensore Edgar Elisalde, andato in prestito dal Penarol, con cui da titolare si è laureato campione d'Uruguay. Il giocatore potrebbe costituire una importante entrata economica in caso di cessione a titolo definitivo. Una svolta si attende entro la prossima estate, poiché una volta scaduto il prestito il giocatore entrerà nel suo ultimo anno di contratto in biancazzurro. E proprio era, mentre era in onda il servizio, è arrivata effettivamente l'ufficialità dello slittamento anche della terza giornata di ritorno di Serie C. Dunque si tornerà in campo, salvo altri provvedimenti, nel weekend del 22 e 23 di gennaio. In particolare Pescara e Teramo torneranno in campo sabato 22. Andando a leggere il comunicato, il presidente della Lega Pro, sentiti i membri del consiglio direttivo, sentito il parere del consulente medico scientifico della Lega Pro, dottor Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, dispone il posticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie C appunto al 23 di febbraio 2022 anziché il 16 di gennaio. Andiamo avanti e parliamo di volley, protagonista assoluto anche in questo caso il Covid, in forse la trasferta a Cantù nell'anticipo di domani alle 18 per la Sieco, che mercoledì 12 dovrebbe recuperare la gara di Castellana Grotte. In A3 l'Abba Pineto non giocherà domenica in casa contro il Belluno, ma potrebbe tornare in campo mercoledì 12 per la gara da recuperare a Grottazzolina. In A2 femminile stop anche per l'Altino, che avrebbe
ospitato Busto Arsizio. In B maschile niente trasferta a Pesaro per l'Alba Adriatica, mentre potrebbe giocare domani a Genzano il Paglieta. In B1 femminile rinviato lo scontro salvezza tra Teatina Chieti e Iesi. In B2 non si disputerà il match al vertice tra Teramo e Fasano, in programma domenica al Palacquaviva. Salta pure la trasferta della Dannunziana a Bisceglie. In campo il solo Gada Pescara 3 a Corridonia domani alle 21. A riposo per turno il Ceteas Montesilvano. Con la sua azienda Dedo Engineering, Alfredo De Dominicis è costruttore ufficiale in Italia della N5. Per lo sviluppo del modello da rally, il noto pilota teramano si avvale della collaborazione di importanti aziende della provincia. Il servizio. Si chiama N5 ed è una macchina da rally importata dalla Spagna dal pilota e imprenditore teramano Alfredo De Dominicis, che grazie alla sua azienda Dedo Engineering ne è diventato costruttore ufficiale in Italia. Si tratta di un prodotto assemblato con telaio e meccanica comune su scocche di diversi marchi automobilistici. Ottenuta la omologazione da AC Sport, De Dominicis ha proseguito il lavoro puntando, oltre che alla parte commerciale e sportiva, allo sviluppo tecnico della N5. Un aspetto che il noto pilota teramano sta implementando attraverso delle partnership sia con l'azienda emiliana Tedac Racing di Reggio Emilia per i prototipi da competizione, ma soprattutto con alcune realtà abruzzesi. Una è la PF Auto di Teramo, concessionaria Peugeot, con cui, fa presente De Dominicis, è partito il primo modello derivato dalla nuova 208. Gli interventi sono molti e le vetture vengono stravolte a livello di telaio, meccanica ed estetica. Entra così in gioco, prosegue De Dominicis, la International Pure Components di Teramo, azienda leader in Europa nella fabbricazione di poliuretano e dei suoi derivati. Altre aziende partner sono la Stealth di Teramo di Alberto Taraschi, nipote del pilota Berardo, protagonista nella progettazione del collettore di scarico per la 208 N5. Quindi la OSLV Italia di Roseto, che fornirà prodotti di alta qualità per la pulizia del parabrezza nelle gravose condizioni delle gare automobilistiche. Sono particolarmente orgoglioso, conclude De Dominicis, di riuscire a coinvolgere nel progetto 208 N5 aziende della mia terra e della mia provincia in particolare, con tecnici e colleghi ingegneri di importanti imprese apprezzati in tutta Europa. Prossimo step, dotare l'auto di un motore elettrico nel segno della compatibilità ambientale. A breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.